E dopo l'Anseling, eccoci al Esatto. Namboong National Park, più precisamente al deserto dei Pinnacoli. Facciamo Che si possono vedere. vedere. La teoria più plausibile sulla formazione dei Pinnacoli è che precedentemente lì esistesse una foresta che è stata spazzata via da un incendio, ma è stata poi ricoperta dalla sabbia che ha fatto in modo che i tronchi degli alberi bruciati si fossilizzassero. Dopo migliaia di anni, piano piano la sabbia è stata portata via dal vento e adesso i pinnacoli, che sono i tronchi degli alberi fossilizzati, sono visibili. Eccoci in un altro punto del Namboong National Park, l'ultima tappa di oggi, che è il lago Tethys, vicino alla città di Cervantes. Città, paesello. Sì, il lago Tethys è importante per via di queste rocce che in realtà sono ammassi di batteri ormai morti, tranne l'ultimo strato. Questi batteri sono importanti perché sono i primi a essere stati presenti sulla Terra e hanno prodotto l'ossigeno per le prime forme di vita. Dal Namboong National Park direi che per oggi è tutto. Ci vediamo poi con un altro video. Adesso noi andiamo a dormire. Sì, andiamo alla tour to rest area, un'area di sosta gratuita, senza docce e senza bagni. E domani saremo a Jurien Bay. Speriamo che i nostri video vi siano piaciuti. Seguiteci. Ciao! Ciao.